Dichiarazione, pronti. Non fateci fretta perché sennò io voglio fare solo chiarezza su quello che accade. Un attimo più indietro perché questo coso non lo va bene. Allora, Mariano Ferro, questo sciopero il movimento dei Forconi lo attuerà o no anche in forma di presidi? Allora, noi vorremmo attuarlo. Ci è arrivata ieri sera una comunicazione da parte delle prefetture di Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, quindi la Sicilia orientale, che dice che ci è vietato tutto. Hanno dato addirittura ai prefetti i posti dettagliati dove non possiamo andarci a mettere. Praticamente, io sono rispettoso delle istituzioni, ma ci chiedono di fare le manifestazioni come le fanno quelle della CGL, della CISL e della UIL. Noi, purtroppo, per noi è una manifestazione vera, non finta. Quindi non possiamo adeguarci. Siamo qui a chiedere anche un incontro con la prefettura di Catania per quanto riguarda la Sicilia orientale per vedere che cosa possiamo discutere e decidere di fare, perché se ci dicono no alla manifestazione, pur avendo scritto che è un diritto costituzionale, io chiedo ai prefetti cosa possiamo fare in alternativa. Vi sentite isolati? No, assolutamente no, questa è una baggianata che ha scritto qualcuno, qui non siamo isolati, anche perché l'AIAS o altre associazioni forse sono state quasi costrette a fare quelle dichiarazioni e a fare la revoca di quello sciopero. Quindi non ci sentiamo assolutamente isolati, perché qui c'è mezza Sicilia all'asta e non lo diciamo noi. Il problema è che questo governo ci deve dire cosa vuole fare. Ieri avevamo un incontro con Castiglione. Ci è stato chiesto un incontro con Castiglione. Abbiamo detto che questa volta incontri nelle stanze chiuse non ne facciamo più, perché la prima cosa che pensano i siciliani è che ci siamo venduti. E quindi siccome incontri vogliamo fare alla luce del sole e vogliamo farli davanti agli italiani per spiegare le ragioni di questo sciopero che molti vedono come un fastidio, come un affossamento dell'economia, l'economia l'hanno affossata qualcun altro, l'economia è qualcun altro che ha affossato questa economia e l'ha bloccata, perché qui nonostante sia tutto tranquillo e passeggiamo gli italiani e i siciliani passeggiano tranquilli, purtroppo non è così, perché a casa abbiamo tutti i problemi. Solo che i siciliani e gli italiani non sono un popolo rivoluzionario. Il problema è come fare in questo paese che è stato commissariato da una non democrazia da anni, come fare per dire agli italiani quello che sono le nostre ragioni. Se la prefettura non concederà deroghe a quanto disposto, il movimento dei Forconi attuerà comunque i presidi nelle aree autorizzate o no? Potrei dirle che siamo disponibili a farci arrestare. Potrei dirle che potremmo anche i Forconi, qualche migliaio di persone, darci fuoco mettendo la benzina davanti alle prefetture. Dopodiché poi potrei dirle anche che stiamo riflettendo sul da farsi. Intanto a un giorno dalla fatidica data il fronte pare spaccato, una protesta... Nessuna spaccatura, non c'è nessuna spaccatura. C'è solo una cosa, che la situazione si è talmente ingangrenita, si è talmente pressante che qui oggi le situazioni sono diverse. Vengono fuori i furbi che telefonano, quelli che portano, per esempio, come quelli del Brennero, che portano prodotti dall'estero in Sicilia e li trasformano in prodotti siciliani. Questi furbi telefonano alle prefetture per dire che facciamo un danno. Chiedete ai piccoli produttori, alle piccole aziende o alle piccole imprese di questa terra se possono andare in banca o se possono coltivare o lavorare tranquillamente come fanno tutti i giorni tutte le aziende normali di questo mondo. Quanto potrebbe andare avanti questo sciopero su questo asse? Guardi, secondo me con questa mossa di vietarci tutto abbiamo scatenato e forse scateneremo la rabbia di quelli che vogliono protestare. Ci dispiace dire a quei siciliani che si infastidiscono che noi creiamo un problema. Tutti quelli che pensano che noi vogliamo solo creare problemi e che ci divertiamo a fare questo, ci devono spiegare che cosa dobbiamo fare per far riprendere questa economia e le nostre aziende. Non sarebbe opportuno spostare il fronte della manifestazione a Roma? Quando ci dite tutti a Roma, andiamo a Roma, avete perfettamente ragione. Cominciamo col mettere sul tavolo 150 euro ciascuno, vediamo chi ci viene, che cosa facciamo con 100 persone, con 100.000 persone a Roma. Le guardano, ci mettiamo in prenotazione alla questura di Roma per fare la manifestazione e andare a casa dopo mezz'ora, non serve a nulla, questo governo riderebbe di noi. Ma lei pensa che i siciliani siano veramente dalla vostra parte? No, io non lo penso, penso soltanto una cosa, so che dalle statistiche che non abbiamo scritto noi, i siciliani sono malmessi, credo, l'economia è malmessa, si vendono appartamenti da queste parti, c'è l'agricoltura è ricca da queste parti.